ce l'ha il ministro dell'economia. Il ministro della giustizia può non essere un parlamentare e così via. Quindi l'esecutivo può pesantemente intervenire, no? Magari c'è un gruppo, c'è un parlamentare che non so, fa una battaglia, fa una questione che può dare fastidio. La magistratura è scelta per concorso, mica la eleggiamo noi. Quindi gli altri due poteri dello Stato possono pesantemente interferire con l'unico potere scelto direttamente dai cittadini. Quindi è un principio di pura democrazia tutelare il parlamentare, perché è l'unico scelto direttamente dal popolo. Naturalmente, se poi tu utilizzi questo istituto per trasformarlo nella impunità parlamentare, per pigliare le multe e non pagarle, per compiere dei reati e non avere mai l'autorizzazione a procedere, cioè se tu lo trasformi in uno strumento, diciamo lo usi malissimo, è chiaro che poi generi un clima di opinione pubblica che ti conduce all'abolizione. Non so se è chiaro. Il principio teoricamente, da tutti sta diciamo di grammatica della democrazia, è sacrosanto, perché è l'unica, come dire, l'unico potere che deriva dal basso, quindi deve essere tutelato da poteri che non derivano dal basso. Se però poi tu ne fai un uso pessimo, è chiaro che poi si arriva dove si deve arrivare, insomma, no? Però è un meccanismo pericolosissimo. È un meccanismo pericolosissimo. Adesso abbiamo fatto più volte riferimento, adesso senza nessuna, per carità, ci mancherebbe altro, però voglio dire, tutto il Movimento 5 Stelle deve il suo successo ovviamente al cattivo, al pessimo uso che è stato fatto del Parlamento, ai comportamenti pessimi di gran parte della classe politica, naturalmente. Grandi elettori di questo movimento sono stati i politici, insomma. Voi riflettete solo sul fatto che nel 2008 i due partiti principali, il PD e il PDL, hanno preso un consenso pari al 75% degli elettori sommando. 5 anni dopo un movimento di protesta arriva al 25%, i voti vengono da lì. Insomma, a un certo punto la gente, se tu gli pesti ripetutamente i piedi, alla fine grida, no? Quindi non, come dire, da parte mia non c'è nessuna. Cioè capisco perfettamente la logica. Sono perplesso sulle soluzioni che vengono prospettate, estremamente perplesso, perché escono in buona fede a volte, con ingenuità a volte anche disarmante, perlomeno nel seguace di base, nei capi secondo me un pochino meno, sono il vero capo poi, che non è quello lì che è nominatore. Espandere la cultura.
scrittura alla fine siano decisamente fallaci, prima di tutto perché chi decide che deve essere espansa e chi poi è delegato in questo processo di acculturazione della popolazione, alla fine il governo dice che la gente deve essere più colta, che non vogliamo più soldi alle scuole, però, cioè, cosa vuol dire? È una via da cui non c'è. Beh, insomma, la democrazia è sempre un sistema nel quale i protagonisti sono i cittadini stessi, quindi lei ha usato giustamente, io ho sempre detto democrazia diretta, siccome poi adesso si parla più, no, di democrazia partecipata, eccetera, eccetera. Per esempio, lo dico proprio per inciso, no? Ma secondo me lo strumento referendum sarebbe molto utile nelle piccole a livello locale, per prendere decisioni, no, su una cosa circoscritta. Viene fatto anche abbastanza in Francia, anche a livello a volte in una città, in un quartiere, bisogna decidere se, non so, chiudere una strada a traffico. Sì. Ed è, secondo me, potrebbe essere questa, per esempio, una strada legittima, no, di maggiore coinvolgimento, di maggiore partecipazione. È chiaro che la democrazia è quel sistema che è sempre nelle mani, diciamo, dei suoi attori, quindi bisognerebbe rispondere, bisognerebbe partecipare meglio, nel senso che se non sono scontento della qualità dei miei rappresentanti dovrei in qualche modo non limitarmi a borbottare qualcosa la sera sul divano guardando l'ennesimo talk show, nella migliore delle ipotesi, o leggendo il giornale, ma già stiamo parlando di un cittadino piuttosto evoluto, ma dovrei proprio partecipare, quindi dovrei, che ne so, in qualche modo prendere parte alla vita politica. Da questo punto di vista il movimento che abbiamo ripetutamente criticato ha avuto un suo ruolo anche positivo, no? Perché ha dato uno sbocco a un sentimento di protesta, di partecipare, che ne so, alle vicende di un partito che è quello che magari c'è più vicino, che ci piace di più, e provare a cambiare le cose, insomma. Soluzioni semplici non ce ne sono. E la partecipazione è più faticosa, insomma, è più bello andarsi a fare una passeggiata che rimanere da una parte a discutere, eccetera. Però la qualità dei rappresentanti, ecco, questa è un'altra cosa, un altro mezzo mito. È vero che abbiamo una classe politica molto difettosa e così via, però è pur vero che ce la scegliamo noi. E io diffido un po' di queste questioni per cui ci sarebbe una classe politica corrotta e una società civile sana come un giglio. Non è così, c'è in genere una certa qual corrispondenza. Naturalmente, quando sbaglia la classe politica, ma la classe dirigente a qualsiasi livello, che noi pensiamo solo ai parlamentari, ecco, quando sbaglia la classe dirigente è gravissimo, perché dà, come dire, un modello di comportamento. Io penso che delle forme di, diciamo, di maggiore partecipazione probabilmente si potrebbero studiare, senza però queste cose demagogiche, della revoca del mandato. Ecco, però la gente dovrebbe forse impegnarci un pochino di più, no? Effettivamente a partecipare e non limitandosi a borbottare, a lamentarci, a protestare e poi a continuare a fare, diciamo, le cose che facciamo normalmente, ciascuno per il proprio ambito, per il problema che lo riguarda, che lo tocca più da vicino, insomma. Soluzioni magiche non ce ne sono. È semplice, diciamo. Richiede un po' di, cioè, la democrazia è una cosa, è un esercizio difficile in realtà, no? Che ha dei costi. Noi vogliamo tutti i vantaggi della democrazia, però poi, no? È come quello che vuole che il condominio funzioni perfettamente, però non vuole andare mai all'assemblea condominiale. No, bisogna andarci all'assemblea condominiale. Bisogna andarci. È una delle metafore migliori della democrazia, l'assemblea condominiale. Perfetto, perché i condomini sono condomini, cioè ugualmente sovrani. Tra l'altro, l'ultimo esempio di democrazia diretta, prima che non ci fossero i consigli di amministratore di condominio, perché uno se lo sceglieva in base ai condomini.
Diretta, sì, diretta, vero, benissimo, diretta, ma attenzione, non egualitaria, perché dipende dalla grandezza della proprietà che lei ha dentro l'immobile, cioè non è una testa o un voto, ma ovviamente dipende, da, so un po' come funzionano le organizzazioni internazionali, cioè quello che noi chiamiamo un voto ponderato. Ecco, però guardi, in piccolo, io lo dico sempre, in piccolo l'assemblea condominiale è un perfetto, magnifico spaccato della democrazia e delle sue difficoltà. E vi assicuro che se voi provate a orientare un'assemblea di condominio vi rendete conto di tutte le difficoltà della democrazia. Per esempio, si può fare una battaglia soltanto in termini ideali, di principio? Si può dire la verità sempre? Se voi conoscete i vostri condomini capirete che non è così e che magari quella questione importante viene di principio, a taluni la dovete presentare sotto il profilo della più pura utilità o del risparmio economico e così via. Quindi la democrazia è tutto questo, non sono solo i politici che sono anche, cioè, siamo noi tutti, insomma, con tutta una serie di limiti e di difetti. È nelle nostre mani, la democrazia è sempre. Però comunque prima parlava della corruzione, pensa che possa essere sradicata, perché comunque rappresenta un ostacolo quando uno vuole andare a votare, io comunque posso votare questa persona, ma finché la classe politica è corrotta, o comunque c'è questo mito di corruzione, sono tutti corrotti, non vado a votare, saranno tutti uguali. Dopo sono tutti corrotti, assolutamente io non penso che sia vero, naturalmente, nel senso che non è un'affermazione troppo. Oppure, diciamo, c'è un alto tasso di corruzione. Guardate, la corruzione è sempre esistita, esisterà sempre perché l'uomo è corruttibile, solo Robespierre era incorruttibile e tagliava le teste, no? Perché vuol dire, preferisco un uomo che si fa corrompere piuttosto che uno che taglia le teste. Quindi gli uomini sono corruttibili, i figli di chiunque le si presenta come incorruttibile perché è pericolosissimo. Detto questo, il problema è sempre del rapporto tra la fisiologia e la patologia. Allora, in Italia il tasso di corruzione è eccessivo, su questo non c'è il minimo dubbio. L'idea di eliminare del tutto la corruzione, una volta disse un magistrato che bisognava rivoltare l'Italia, eliminare la corruzione è un'idea veramente che a me mi fa quasi paura, è come dire eliminare il male dal mondo. In genere, come diceva Popper, chi ti propone una cosa del genere ti sta allestendo l'inferno, cioè chi ti propone il paradiso, no, ti sta preparando l'inferno. Per cui non si può eliminare la corruzione, così come non si potranno mai eliminare del tutto i reati, gli omicidi e tutte le cose negative che ci sono nella realtà. Il problema è il contenimento dei limiti fisiologici. Purtroppo la nostra classe politica ha un tasso di corruzione decisamente troppo alto, ma non è solo la classe politica a livello centrale, poi a livello locale e anche la classe dirigente in senso lato. Che si può fare? Ci sono state ripetute inchieste della magistratura che però, come dire, non hanno condotto, mi pare, a un cambiamento di costume. E lei dice, allora uno non ha fiducia e non può andare a votare. Cioè, la soluzione è sempre quella, voglio dire, mi verrebbe di dire si candidi di lei, no? Cioè, se pensa di poter fare qualcosa di buono, si metta in gioco anche lei. Io vedrei altri, ci sono altri difetti, per esempio, non so, lei è molto giovane, ma a me una cosa che mi colpisce nelle campagne elettorali di questi ultimi anni è che ci sono dei manifesti con una faccia, solo una faccia, ci avete fatto caso? È un nome, cioè non c'è manco uno slogan, il tipo vorrei fare questo, vorrei fare la terza linea della metropolitana a Roma, questo è il mio impegno, vabbè, l'ho voluto, no, c'è una faccia, ne arrivano. Cioè, non so se capita anche qui, ma un paio di settimane prima delle elezioni ti arriva improvvisamente della posta a casa, tu apri e c'è un signore che magari ti manda una letterina dandogli del tutto, cosa molto irritante, caro, ma chi t'ha mai visto? Cioè, un minimo di politica sul territorio, cioè se io quel signore lo incontrassi, non so, davanti alla stazione della metropolitana che fa volantinaggio, che propone qualcosa, cioè, no? La verità è che la politica è scomparsa dai luoghi reali. Un tempo la politica si faceva così.
così. E allora questo creava anche un rapporto. Era quello che gli americani chiamano il rapporto face to face, no? O il rapporto di prossimità, come lo vogliamo chiamare. Però insomma, il politico non era un'entità estratta, ma era quello che io trovavo in quel, mica tutti i giorni, ma in certe circostanze, sapevo chi era, stava sul territorio e rispondeva a delle esigenze del territorio. Tutto questo oggi è evaporato. E poi ti arriva improvvisamente prima delle elezioni, io perché dovrei votare? Quello mi dà un senso di estraneità, non penso tanto che sia un ladro, ma penso semplicemente, ma che vuole? Ma chi l'ha mai visto? Ma perché lo dovrei votare? Lo vorrei vedere tutto l'anno, questo sì, se non tutto l'anno, lo vorrei vedere, no? Questo è un altro problema, cioè la politica è scomparsa. Chi fa politica sul territorio, come si dice? Penso pochissimo. Si va in televisione, si va un talk show. Ecco, quello, da questo punto di vista ci sarebbe molto spazio, a mio avviso, per dei partiti, per dei movimenti, in parte è stato così per alcuni, che ricominciassero a fare la politica che interessa, perché quello che interessa, come dire, al cosiddetto uomo comune, alla cosiddetta persona comune, è la soluzione dei problemi che ha sotto gli occhi. Quindi se abita qui, non so, è un problema col traffico, con i trasporti, con l'inquinamento, no? Vorrebbe... Questo non c'è più. Vabbè. Il tempo finisce. Ringraziamo il professore. Ma basta così.